Autostrade per l'Italia comunica di aver versato finora 714.000 euro di contributi economici per le primissime necessità a 74 famiglie di Genova, costrette ad abbandonare la propria abitazione a causa del crollo del viadotto Polcevera, e che questa cifra salirà a circa 1,5 milioni di euro questa mattina, quando andranno in pagamento gli ulteriori 90 bonifici già predisposti. In totale sono già 173 le famiglie genovesi che si sono rivolte ai due punti di contatto aperti da Autostrade per l'Italia, in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria, pari a circa il 70% delle 252 famiglie genovesi che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione dopo il crollo del viadotto Polcevera. Sulle poche richieste non ancora soddisfatte sono in corso accertamenti in collaborazione con gli uffici del Comune. I contributi erogati da Autostrade per l'Italia, che a seconda del numero dei componenti della famiglia richiedente variano da 8.000 a 12.000 euro, si aggiungono agli indennizi che spetteranno alle famiglie che hanno perso la casa e quelle vittime dei feriti. I contributi sono erogati in media dopo 24 ore dalla richiesta. Alle famiglie interessate è richiesto soltanto di compilare un modulo estremamente semplificato. Autostrade per l'Italia prosegue, in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria, a raccogliere le dichiarazioni dei nuclei familiari nei due punti di contatto per soddisfare le primissime necessità dei familiari delle vittime della tragedia di Genova e delle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. La strage del ponte Morandi di Genova purtroppo coinvolge senza indugio anche i penitenziari della Liguria e ovviamente a subire maggiori criticità sarà la casa di reclusione di Sanremo, che su comunicazione del provveditorato sarà obbligato a ricevere tutti gli arrestati del Savonese. Evidenzia così Fabio Pagani, segretario regionale UILPA Polizia Penitenziaria. Il carcere di Sanremo vive già quotidianamente enormi criticità dovute al sovraffollamento. Con 230 detenuti già presenti e una cronica carenza organica di poliziotti penitenziari, e il crollo del ponte Morandi ha praticamente complicato i collegamenti tra Ponente e Levante. La scelta di affidare ad un unico istituto penitenziario tutte le incombenze senza intervenire con adeguato sfollamento del penitenziario e senza inviare unità di polizia penitenziaria anche in missione potrebbe rilevarsi scellerata. Un rischio che potrebbe mettere in serio pericolo ordine e sicurezza. Per questo motivo lanciamo un appello alla politica e al ministro della giustizia Bonafede. È giunta l'ora di accelerare sulla costruzione del nuovo carcere a Savona. Un problema, conclude Pagani, non da poco per una struttura già balzata agli onori delle cronache per episodi di violenza e di autolesionismo, senza dimenticare le aggressioni agli agenti presenti. Si attende ora un intervento del ministro per risolvere una problematica che potrebbe trascinarsi per diversi anni. '81 militari in 38 servizi straordinari di prevenzione sul territorio, 57 posti di controllo, 348 persone identificate, 8 perquisizioni. Sono questi i numeri dell'operazione Alto Impatto che ha portato nel weekend all'arresto di 3 persone e alla denuncia in stato di libertà di altre 6. Eseguita dai carabinieri del Comando Provinciale di Imperia su indicazione operativa del Comando Interregionale Pastrengo, l'operazione ha visto i militari dell'arma impegnati nell'intera provincia. Al fine di prevenire reati predatori e di contribuire alla sicurezza dell'area, con un impegno altrettanto straordinario, in particolare nelle aree ritenute più esposte a reati contro il patrimonio. I militari del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Sanremo hanno arrestato 2 48enni sanremesi giannotti alle forze dell'ordine sorpresi in fragranza di furto in Valle Armea, mentre stavano estirpando dall'interno di una serra piante di canapa finola. L'arresto dei 2 è stato convalidato nella mattinata di sabato. A Valle Crosi ha sequestrata altra canapa, ma della varietà indica. I militari hanno infatti sequestrato 23 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina ad un 48enne italiano della zona, disoccupato e con precedenti penali, che è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria. L'uomo è stato trovato in possesso delle sostanze stupefacenti che nascondeva anche all'interno della propria abitazione. A Ventimiglia i carabinieri hanno notificato ad un uomo un provvedimento di divieto di avvicinamento alla moglie scaturito da una serie di interventi registrati nei mesi scorsi per dissidi familiari. A Diano Marina denunciate 2 persone di Imperia per la ricettazione di un ciclomotore risultato provento di furto ai danni di una persona anziana.
I militari del nucleo operativo radiomobile di Imperia hanno poi denunciato un cittadino magrebino trovato in possesso di una bicicletta del valore di più di 1000 euro, di cui la proprietaria, una cittadina tedesca in vacanza in Riviera, aveva denunciato il furto. I carabinieri di Arma di Taggia hanno assistito ad un'aggressione in flagranza. Una ragazza 26enne sanremese stava strattonando una donna, un tentativo di rapina impropria. È stata arrestata per il tentativo di rapina per resistenza a pubblico ufficiale. Ed infine, della serata di ieri, la denuncia in stato di libertà di due cittadine moldave che in un supermercato di Arma di Taggia hanno tentato il furto di alcuni capi d'abbigliamento. Dai monti al mare, dai panorami mozzafiato sulle valli e catene alpine al mare sconfinato di Cervo, sempre all'aperto, sempre a contatto con il fascino della natura. Per Mario Brunello il palcoscenico più calcato è quello delle vette dolomitiche, ma sabato il suono del suo splendido violoncello, un Maggini del 600, si è liberato sul magico sagrato dei corallini e nel vento della suggestiva piazza del Borgo. Mario Brunello ha incantato il pubblico con la sua arte, la sua sensibilità, la sua intelligenza interpretativa da Bach a Piazzolla dal 600 al secolo scorso. Una proposta variegata a cui si sono aggiunti ben 4 bis, graditissimi, con le canzoni celebri del repertorio leggero di De André e Lucio Battisti. Accanto a lui Ivano Battiston con un abbinamento strumentale inconsueto, il violoncello e la fisarmonica, in un dialogo timbrico curioso e affascinante. Ringraziamo per i video Marcello Nani. Giorgio Ferraris, presidente dell'Associazione Santermi. Come ogni anno, l'ultimo sabato di agosto è dedicato all'appuntamento alla chiesetta di Santermi. Quest'anno in un modo un po' diverso perché c'era la particolarità dell'allerta gialla. Sì, la festa l'abbiamo mantenuta, la data è stata sempre la stessa, l'ultimo sabato, però viste le condizioni che si sono presentate, le previsioni meteo, ma soprattutto la diramazione dell'allerta gialla su questa zona da parte della Protezione Civile, abbiamo ritenuto di non esporre tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa bella festa ad un potenziale rischio. Quindi ci siamo fermati a Upega, dove era fissata la partenza, e siamo riusciti comunque a stare insieme. C'è stata la Santa Messa da parte di Don Enrico, c'è stata la festa. Qualcuno è salito per propria iniziativa fino alla cappella di Sant'Erin, poi è ritornato qui e credo che l'importante sia stato proprio il mantenere questo appuntamento. Poi negli anni prossimi ci auguriamo che il tempo sia più dalla nostra parte. Sant'Erin ci ha portato invece qui a Sant'Anna, qui a Upega, ma ci ha portato comunque tutti insieme alla presenza del Signore. Perché siamo così contenti di ritrovarci ogni anno a questa celebrazione? Anche perché ogni anno ci rivediamo, ogni anno siamo insieme, ogni anno ricordiamo anche tutti coloro che hanno partecipato negli anni alla bellezza di questa festa e di questa giornata.
e ci piace ancora una volta pregare insieme a loro, partecipare alla Santa Messa insieme ai nostri fratelli defunti. Prima di ricevere la benedizione finale, volevamo quest'anno benedire e poi portare nella Cappella di Sant'Erim questa targa dedicata a Carla Daneri, la moglie del cavalier Carli, del cavalier Carlo Carli, che per me era un amico personale, penso un amico di tutti voi. E vogliamo insieme a loro e a tutti gli altri fratelli defunti che abbiamo già ricordato in questa messa, unire anche tutti i defunti della tragedia di Genova, del ponte Morandi, che non abbiamo dimenticato, ecco, anche dopo i giorni immediatamente successivi a quel brutto episodio. Ecco, vogliamo continuare a pregare per loro e pregare anche per le loro famiglie, perché non perdano la fede e la speranza nella resurrezione, ma anche nella vita, perché il Signore dia loro la forza, ecco, di continuare a vivere, di continuare a credere e a sperare. Il Signore sia con voi. Dio Onnipotente, benedici questa targa e benedici tutti coloro che vedendola pregheranno per intercessione della nostra defunta Carla Daneri e per intercessione dei santi e eleveranno comunque il pensiero a Dio. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Ad Aurigo, domenica 26 agosto, come da tradizione al termine della stagione estiva, grazie all'organizzazione dell'associazione Trey Campanin in collaborazione con il massaro Giancarlo Emerigo, i residenti del paese con i turisti presenti sul posto si sono ritrovati al santuario di Sant'Andrea per la celebrazione della Santa Messa e a seguire si è svolto il pranzo conviviale, grazie al quale saranno in parte finanziati i lavori di restauro dell'edificio religioso. La piacevole giornata, che ha visto una numerosa partecipazione di persone, è stata allietata dal gruppo musicale I Monelli di Montegrosso Pianlatte. Del Salus TG, grillo alle regioni, ricognizione urgente sulla carenza di medici, mieloma silente verso test genetico per predirne l'evoluzione, tosse? Prova col miele prima di bussare al medico, la nuova guida della sanità inglese. Una urgente ricognizione di dati e parametri aggiornati sul personale sanitario per la definizione delle contromisure utili a contrastare la carenza di medici specialisti. Questa è la richiesta inoltrata dal Ministero della Salute alle regioni e province autonome. Una prima importante fase di raccolta dei dati per mettere a fuoco correttamente le dimensioni del problema in ciascuna regione, chiarisce il Ministro della Salute Giulia Grillo. Le regioni sono state invitate a fornire entro i primi giorni di settembre le cifre relative alla copertura degli organici dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri. Un test genetico potrà permettere in futuro di prevedere se un mieloma multiplo silente evolverà in malattia conclamata. Una prospettiva che si apre grazie a una ricerca internazionale guidata da due ematologi dell'Università degli Studi di Milano e dell'Istituto Nazionale Tumori. L'equipe ha identificato i cambiamenti alla base della trasformazione da forma asintomatica a cancro vero e proprio, partendo dall'ipotesi che l'analisi del genoma delle cellule di mieloma asintomatico potrebbe dare informazioni sulle caratteristiche di evolutività della malattia. A
Hai la tosse? Compra un vasetto di miele prima di bussare alle porte del tuo medico di famiglia. Questo è il consiglio rivolto ai pazienti britannici attraverso una nuova guida stilata per il Servizio Sanitario Nazionale. Il suggerimento degli esperti è quello di provare prima a lenire il disturbo ricorrendo a prodotti naturali come il miele o rimedi erboristici e medicine per la tosse, invece di aspettarsi subito la prescrizione di un antibiotico. Santa Monica. Nacque a Tagaste, in Numidia, l'odierna Algeria, nel 332 da un'agiata famiglia cristiana e fu educata nella fede. Sposò Patrizio, un legionario pagano che morì giovane, lasciandola sola con 3 figli da crescere. Pregò per molti anni perché i suoi figli, che si erano allontanati da lei e dalla fede, si convertissero. La notte di Pasqua del 387 le sue preghiere vennero esaudite. Agostino Navigio e Alipio furono battezzati. Decise allora di tornare in Africa, ma sulla via del ritorno a Ostia si ammalò e morì. Patrona delle vedove e delle madri di famiglia, è invocata per l'educazione e la salvezza dell'anima dei figli.